una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh. Quasi quasi mi signore e signori, buongiorno, siamo qui a Procida, oggi parliamo di crisi per verificare se sull'isola di Procida la crisi economica che è tanto scritta sui giornali, tanta parlata in televisione, è arrivata oppure qui siamo ancora distanti da quelle che sono le problematiche che attanagliano altri paesi. E per fare questo abbiamo sentito un po' la voce di personaggi rappresentativi del territorio, commercianti, abbiamo sentito un po' la politica, le associazioni di categoria. Ovviamente vi auguro buon ascolto e poi ci sentiamo. Io credo che sia giunto il momento della crisi, perché in effetti sono le ere, le epoche che poi si ripetono. Quindi oggi stiamo attraversando la crisi, ma è una crisi e una congettura a livello mondiale, non è solo il caso Procida. Anzi, io credo che Procida si sta difendendo abbastanza bene, perché poi in effetti non è che noi abbiamo questi grandi diciamo così, complessi che vivono esclusivamente di presenze che vengono da fuori, ma l'economia procitana ancora si affaccia alla pesca, alla marineria, ai naviganti, eccetera, quindi non la sentiamo come d'altronde la possono sentire quei paesi che vivono esclusivamente di turismo. E dobbiamo essere fiduciosi, non ci dobbiamo abbandonare assolutamente, per usare un termine marinaresco, ci troviamo in mezzo al mare, dobbiamo nuotare per raggiungere la riva e metterci in salvo. La crisi c'è, è evidente, la si tocca con mano, sicuramente bisogna essere preoccupati e sicuramente non bisogna rilassarsi. Un intervento forte è necessario farlo soprattutto sugli istituti di credito, che sulla carta agevolano l'accesso, ma nella pratica è molto più complicato di quello che è evidente. La fiducia è necessaria dare alle famiglie, però è necessario anche sostenerle con aiuti economici. Purtroppo con uno stipendio di 1.200 euro è molto difficile avere fiducia, è molto difficile essere ottimisti. Tommaso Forestieri. Tommaso Forestieri della Federconsumatori di Procida, anche con lui la domanda di rito. Siamo in uno stato di crisi, dobbiamo essere positivi, il commercio offre delle opportunità. Qual è la posizione dei consumatori? Come vedono i consumatori questo tema? I consumatori certamente la vedono nera la situazione. Non dipende certamente dal consumo, dipende da una crisi diciamo strutturale, diciamo cosiddetta internazionale, esempio davanti a noi, diciamo i vari rincari dei petroli, finanza creativa a tutti i livelli, in America, per dire negli Stati Uniti, e in Italia scarseggia anche diciamo, la risorsa principale, e adesso ci troviamo di fronte a una grave crisi che va affrontata con provvedimenti strutturali. Penso che il governo in questi momenti faccia bene a ricomporre tutto il tavolo, tanto è vero che anche la Federconsumatori darà il proprio contributo. Per questo motivo vi dichiaro anche a Procida allo stesso modo e sulla stessa linea. Vabbè, la crisi si sente, diciamo che durante la giornata ci sono molti bui, molti punti fermi, e quindi si incomincia a sentire anche a Procida, come diciamo in tutta Italia in effetti. Sicuramente la crisi che sta diciamo, attanagliando un po' tutto il mondo sta anche in piccola parte facendosi sentire anche sulla nostra isola, purtroppo.
Ma secondo me non perché fondamentalmente le famiglie abbiano una riduzione di reddito, perché ci sta un'area che praticamente si sente, che i media, le informazioni stanno mettendo, diciamo, paura a tutti, anche chi ha ancora una possibilità economica di poter spendere. Quindi le famiglie anche sul nostro territorio purtroppo stanno iniziando un po' a tirare la cinghia, perché hanno paura, diciamo, del futuro, quindi avendo un'incertezza di quello che sarà il domani stanno iniziando un po' a risparmiare. Nel mio settore c'è ancora, diciamo, un certo consumo, perché sono beni che comunque non è che uno li può fare a me. L'unica cosa che ho notato è che se prima tutti usavano il Dash, oggi iniziano a comprare anche le sottomarche, che sicuramente costano di meno, quindi anche a Procida, dove prima si usavano solo prodotti di marca e non si badavano a spese, anche da loro purtroppo si inizia a guardare al risparmio, perché le famiglie giustamente devono arrivare a fine mese con quello che è lo stipendio oggi medio di tutti. Però per il momento diciamo che noi siamo ancora quelli là fortunati, perché la realtà di Napoli e provincia, oppure di città come Milano, dove gli stipendi sono quelli là degli operai, non hanno la fortuna di avere i marittimi come li abbiamo noi, si sente un po' di più. Speriamo che sia solo un inizio e non abbia un proseguo. Speriamo che la nostra isola si mantenga ancora nelle postazioni attuali. Anche nel mio settore, come nel settore legale, si avverte una certa crisi dovuta soprattutto al fatto di ritenere appunto le spese legali, l'affrontare una questione eccetera, spese puntuali, per cui la gente proprio in questo periodo in particolare tende a rimandare delle scelte anche di carattere necessitate, tipo insomma trattengono delle decisioni sull'avviare una causa in maniera più lunga rispetto al passato, soprattutto in questo periodo di dicembre, che normalmente insomma si verifica una certa disponibilità delle persone anche ad andare dall'avvocato e definire alcune situazioni. In questo periodo, e non parlo soltanto a titolo personale, si avverte un certo, diciamo così, rinviare questo momento anche con l'avvocato, e credo che sia un segnale per quanto riguarda l'economia procidana e credo insomma, in generale in Italia, che si sta attraversando appunto un momento particolarmente difficile, per cui si tende a concentrare le spese sulle cose più importanti e necessarie. Questo è quello che si avverte anche nel mio settore, che conferma appunto questo momento difficile che stiamo attraversando. A proposito, si vede, si sente, sinceramente in questi periodi dove si concentra in tutti i pagamenti delle tasse eccetera eccetera, dobbiamo stringere qualcosa bisogna fare. Ho una serie di iniziative con la speranza che poi mi porti un po' di movimenti. Speriamo bene. La crisi comunque c'è e si sente. Io penso che tutto a Procida si risolva sempre negli ultimi giorni, quindi saremo sicuramente relegati al 23, al 24, quelle sono le giornate di grossa vendita. Poi dopo magari potremo trarre un zoom e vedere se la situazione è positiva o negativa. Speriamo anche questa volta di essere riusciti a darvi un po' di informazione su quello che è probabilmente il più grosso problema che oggi si trova a vivere la nostra nazione. A Procida le voci positive probabilmente sono in più di quelle negative, e se non sono proprio positive al massimo c'è quella speranza di fare, quella voglia di trovare le soluzioni. Ovviamente non spetta a noi trovare e fare, noi abbiamo semplicemente tentato di documentare quello che è possibile. Un saluto a tutti da Procida TV. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana.